Sì, quando pensavamo che la partita si fosse incanalata sullo 0-0, siamo stati beffati da questo gol, probabilmente con un errore del guardialine, che chiaramente ci ha dato un'ammazzata a livello psicologico. Devo dire che la partita è stata ben giocata dalla mia squadra perché non ricordo, a parte quell'episodio, non ricordo un tiro in porta della Maceratese e soprattutto ricordo una grande gestione da parte nostra con una pressione continua dentro la loro metà campo, quindi è chiaro che rimane l'amaro in bocca per aver gestito una partita fino alla fine e sperando prima o poi di beccarli in castagna, invece alla fine siamo stati, penso, puniti in maniera eccessiva per quello che si è visto durante i 90 minuti. Bisogna essere sinceri, quest'anno siamo partiti con una marcia in più, lasciamo perdere adesso la prima partita che purtroppo ci vede soccombere, mentre l'anno scorso eravamo partiti con una vittoria, però quest'anno abbiamo finalizzato molto, in tutte le partite che noi abbiamo giocato siamo sempre riusciti ad andare in gol con una certa facilità, quindi devo dire che questo non mi preoccupa, forse è una circostanza, sfortunata oggi, ma la squadra tenuto bene il campo, fino ad oggi ha sempre cercato la via del gol in maniera pulita, limpida, con delle giocate che proviamo e riproviamo, quindi sono sereno ma chiaramente con dispiacere per quello che è accaduto perché obiettivamente io non mi lamento mai ma non meritavamo assolutamente di perdere questa partita contro una squadra che secondo me era assolutamente alla nostra portata. È il nostro modo di giocare, quello di chiaramente di tentare di pressare alti, di mantenere alta la palla, di stare nella metà campo avversaria e quindi è normale che quando tu fai questo concedi anche qualche cosa all'avversario, però le loro ripartenze sono sempre finite nel nulla, ben contenute dai nostri difensori. Oggi faccio i complimenti ai miei difensori perché sia Silvagni. Ci tengo a fare i complimenti perché ha giocato una grande partita, ma anche lo stesso Locci, lo stesso Celli, cioè hanno, a mio giudizio, hanno fatto una partita importante sotto l'aspetto difensivo. E ribadisco, rimane l'amaro in bocca perché forse è l'unica palla gol che abbiamo concesso con, tra virgolette, uno svarione da parte nostra, perché se non erro c'è stato un retropassaggio di un mio giocatore che ha favorito sicuramente il gol, ma detto questo, comunque c'è stata questa incomprensione col guardialine che stava già con la bandierina alzata, le immagini lo testimoniano e quindi dispiace per questo, per non aver subito nulla e uscire sconfitti da una partita dove penso che minimo il pareggio sarebbe stata la cosa più giusta, minimo. Io ribadisco che la prestazione della mia squadra, secondo me, è stata una prestazione positiva. Abbiamo tenuto bene il campo sia a livello tecnico, tattico e fisico. Non posso rimproverare nulla se non, come dicevamo prima, forse siamo stati poco lucidi nell'ultimo passaggio. Abbiamo sbagliato tanti passaggi a livello tecnico e questo purtroppo, sai, fa parte della giornata magari storta. A volte ti riescono cose importantissime, a volte magari non riesci a far filare tutto dritto. Però partita positiva, dispiace solo per il risultato, per come è finita. Abbiamo svolto tutto nel migliore dei modi, pur giocando loro con due punte, abbiamo a un certo punto abbassato un attimino Cane che però era pronto subito a ripartire. Quindi devo dire che è filato tutto liscio, ribadisco, abbiamo concesso nel nostro modo di giocare e di intendere calcio qualche ripartenza, ma questo fa parte del gioco. Una squadra che vuole vincere è normale che conceda anche qualcosa. Peccato, peccato perché nella nostra voglia di vincere siamo stati ingiustamente puniti. Da professionisti quali sono, si sono integrati alla perfezione, anzi per noi è un vanto, un onore poter avere in squadra gente come loro, quindi questo sicuramente porta professionalità e sicuramente voglia da parte dei più giovani di seguirli, quindi per noi sono un esempio. E adesso dobbiamo solo cercare di incamerare questa sconfitta e far sì che questa sia un punto di partenza per un cammino lungo e auguriamoci positivo, anzi ne sono sicuro.